Sulla strada mostra sulla sicurezza stradale, un'iniziativa volta a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sulle tematiche cruciali della sicurezza stradale, coinvolti anche il Comune di Cuneo e la Confartigianato. Al via ieri sera la prima serata del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e co-conduttore Marco Mengoni. A Sanremo siamo presenti anche noi con telecupole live e dirette non stop con i nostri artisti conduttori. Sentiamo le interviste realizzate da Claudio Calorio. Grande successo ieri sera per la diretta di Ballando le Cupole con la grande orchestra Alex e la band e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa Sonia De Castelli e Piero Montanaro. Mercoledì 7 febbraio, un cordiale buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Ringrazio dunque i colleghi da Sanremo che mi hanno dato la linea. Vi ricordo infatti che Telecupole Live da Sanremo con i nostri artisti conduttori. Seguiremo dunque questo importante evento canoro. Ma noi entriamo nel merito della nostra informazione. In apertura di giornale oggi da Cuneo torniamo ad occuparci di sicurezza stradale ma anche e soprattutto di guida sicura. Confartigianato Cuneo aderisce alla campagna del Comune di Cuneo con una mostra. Questa mostra vuole essere un monito anche fotografico per cercare di ricordare a tutti coloro che frequentano abitualmente la nostra sede quelli che sono i rischi importanti che noi da tanti anni sottolineiamo, soprattutto attraverso la categoria che più e maggiormente è legata a tutto questo e quindi quella dei meccanici auto. Questa sera abbiamo voluto insieme al Comune di Cuneo, ringrazio l'assessore Pellegrino e i suoi collaboratori per aver voluto scegliere noi come partenza per cercare di mettere in evidenza questa mostra fotografica che secondo noi è un modo importante per ricordare un tema sul quale noi continuiamo a dibattere da molto tempo e sul quale noi vorremmo che si portasse il massimo dell'attenzione, soprattutto per i tanti giovani che affrontano molto spesso, non sempre in maniera attenta, quelli che possono essere dei percorsi di guida, ma soprattutto per cercare di porre l'attenzione anche ad un controllo massimo dei nostri mezzi e quindi per questo che abbiamo la categoria dei meccanici auto che da molto tempo cerca di raccontare e di prevenire quelli che possono essere delle problematiche. In casa, per strada, su internet, per gli anziani il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine, possiamo dire che ovunque. L'arma migliore per difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni più a rischio. È proprio questo l'obiettivo della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, promossa da ANAP di Confartigianato, assieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La cronaca, droga nascosta in tombini, cestini e copertoni, così agivano i 5 pusher di Piazza Santa Giulia a Torino. Sono stati arrestati 5 soggetti accusati di smerciare stupefacente nella zona centrale del quartiere Vanchiglia. Le indagini sono state condotte dalla stazione Po Vanchiglia e dal nucleo operativo. Grandi eventi protagonisti del nostro giornale. Torniamo a Sanremo, al via ieri la prima serata del Festival 2024 con Amadeus e co-conduttore Marco Mengoni. Questa sera invece la co-conduttrice sarà Giorgia che ricanterà E poi a 30 anni dalla sua vittoria del Festival. A Sanremo, come vi dicevo, siamo presenti anche noi con Telecupole Live fino al tardo pomeriggio con i nostri artisti conduttori. Sentiamo le voci a caldo registrate da Claudio Calorio. Come vedete l'Ariston già dal mattino, c'è ressa, c'è gente in attesa su questo green carpet, c'è gente che aspetta l'ospite, aspetta il cantante, aspetta la novità del festival, tanti addetti stampa e il festival, il 74esimo festival della canzone italiana,
qui dall'Ariston, non manca la palma, ma le luci dell'Ariston sono già vive in attesa della prima giornata qui dall'Ariston di Sanremo, una via Matteotti che brulica, si sta riempendo di gente per vivere insieme ancora un'emozione in una voce di una canzone. Siamo venuti a Sanremo per vedere tutto quello che non c'è durante l'anno. E lei accompagna la moglie? Perché la voce venga, perché voleva venire. Di dove siete voi? Moretta. Moretta, quindi conoscete Tre Cupole? Sì, molto bene. Certo, quindi vivete Sanremo con noi. Beh, il Festival di Sanremo penso che sia un evento che interessi comunque tutti, anche chi si disinteressa, però alla fine un minimo di curiosità secondo me c'è sempre. Aspettiamo stasera, ci sono tanti bei cantanti in gara. Il vostro cantante che pensate che possa vincere, oppure il vostro cantante preferito? Non so, beh, sicuramente secondo me sono favorite un po' le donne quest'anno. Noia, le giovani, si parla tanto dell'amoroso. Insomma, me... viviamo Sanremo insieme. In Alta Val di Susa invece non si ferma l'attività di soccorso profughi che cercano di raggiungere il territorio francese passando attraverso le montagne. 5 migranti sono stati salvati dai pompieri di Susa e Ulz in collaborazione con il soccorso alpino e i volontari della Croce Rossa di Susa, mentre cercavano di arrivare oltre Alpe sul percorso che raggiunge la batteria del Forte. Ed ora invece, come ogni mercoledì, rivediamo insieme alcuni momenti della diretta di ieri sera di Ballando le Cupole, ancora un successo per la nostra emittente. Puntata come sempre nel segno della migliore tradizione piemontese a tema carnevalesco, condita da ottima musica, allegria, convivialità. Ieri sera per la diretta di Ballando le Cupole, sul palco l'orchestra Alex e la band. A condurre la puntata Sonia De Castelli con Chiero Montanaro. Buonasera a tutti, viva Ballando le Cupole, ben ritrovati! Quella. Da vicino e da lontano i più cordiali saluti musicali firmati come sempre dalla nostra sempre più bella Sonia De Castelli! Questa sera io vi avviso, sarà una serata impegnativa, perché questa sera siamo carichi, io vi avviso, ma anche meno. Tra gli ospiti che si sono alternati nel corso della serata, Fabio Cozzani. L'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde. Se lo vuoi, l'amore. E gli Aquarius. Non sarà un'avventura, apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, la rappresentanza del carnevale con la cricca del carnevale, la loro allegria, vivacità e le loro maschere. La
magagne. Ciafferlin, ciafferlin, l'allegria e buoni molti porti e cavagne. Su matiti torna di per carle ve, perché su matiti le feste ti se serve. Perché ciafferlin, ciafferlin, di se strini grani e di se non si salvi. Ciafferlin che fa arrivare appena il treno, le riva una se senti tali senta, quella sella per ricorda tui cavenu, a cercarle vengo starsi da contenta, a salisse venia per non solo a lì, con la se senta ciaferlin, 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 ti se snappa per spari magune magagne. Ciafferlin, ciafferlin, l'allegria alcuni molti porti e cavagne, su matiti tornati per mancarle ve, perché su matiti le feste ti serve, perché ciafferlin, ciafferlin. Presenti in sala anche alcuni membri del centro incontri di Roretto di Carasco, Verres e Montanaro. Anche noi non siamo stati troppo fidi, forse, siamo in 140 nei tre centri. E allora voi avete avuto anche difficoltà a sistemarci. Comunque. Ho già preannunciato che tornerete a trovarci in aprile. Sì, aprile torneremo, ma come CIP, non come i tre centri, perché avremo anche l'assessore che è qua presente, l'assessora e il maestro della banda musicale di Bigone, dove avremo il 27 di aprile avremo il raduno regionale a Bigone. Ballando le cupole torna in replica domenica 11 febbraio alle ore 20:30 nell'attesa della nuova puntata in diretta di martedì 13 febbraio con l'orchestra Bruno Mauro e la band. Tra gli ospiti Matteo Tarantino, Lillo Baroni e ballerini. Visto invece il traffico intenso sulla Torino Ost, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera all'apertura straordinaria del ponte sul Chiusella e di tutte le rampe di interscambio di Pavone-Canavese. La misura, che verrà resa ufficiale e applicata entro il prossimo fine settimana, è il risultato di diverse ispezioni effettuate dai tecnici del Ministero e di Attiva, che hanno scoperto una ricorrente congestione di traffico, pensate, con code fino a 16 km nei fine settimana a causa appunto dei lavori sulla tratta. Ed ora invece la nostra quotidiana e puntuale informazione con la prima pagina del giornale del Piemonte e della Liguria. I principali fatti che potrete leggere oggi, mercoledì 7 febbraio, su il giornale del Piemonte e della Liguria. Si parla di opere strategiche, autostrade ai soldi per le opere anticode. Regione Liguria conferma la realizzazione della gronda di Levante tra Rapallo e Val Fontanabuona e del tunnel sotto il porto di Genova. E dal Ponente arriva la richiesta di un Frecciarossa testato per il Festival di Sanremo. Audizione in Senato, Genova chiede le aree ex Ilva, Sanremo, il festival torna a palco delle proteste. Fotonotizia centrale, campagna promozionale al via ieri, una Liguria da baciare tra fiori, musica e pesto. Dalla spiaggia a pochi passi dal teatro Ariston, passando per i maxi schermi di Casa Sanremo fino alla cartolina del regista Brizzi, trasmessa ieri sera nel corso del festival. Regione Liguria ha dato così il via alla campagna di promozione del territorio, hashtag Liguria da baciare. Domani a Gravellona-Toce, per quanto riguarda le pagine del Piemonte, parte il tour regionale 2024 della Job Fair Io Lavoro. Da molti anni leader nella formazione professionale, la fiera Io Lavoro, organizzata da Regione Piemonte, è pronta per un nuovo anno all'insegna della formazione e dell'accompagnamento nel mondo del lavoro. Dopo il successo del tour 2023 a Chivasso, Novara, Biella e Bra, anche quest'anno la Joint Fair farà tappa in alcuni importanti territori del Piemonte.
Da Torino all'ingotto arriva la fiera Connect, da Cuneo, montagne in primo piano, l'elenco degli eventi sportivi. Migliaia di iscrizioni alla regata per quanto riguarda Esperia Torino. Regione Piemonte, bollette ATC, c'è 500.000. Inclusione, accordo tra Egizio e Polito. Il Politecnico di Torino e il Museo Egizio hanno avviato una collaborazione nell'ambito del progetto PRIN, che prevede una indagine sulla esperienza museale nei suoi aspetti cognitivi ed emozionali. Tutto questo oggi, mercoledì 7 febbraio, su Il Giornale del Piemonte e della Liguria. Ed ora invece diamo uno sguardo insieme ai nostri programmi televisivi per un piacevole mercoledì sera in nostra compagnia. I programmi televisivi della nostra emittente per questa sera propongono, come ogni mercoledì alle 20, la consueta rubrica settimanale intitolata Mondo Artigiano. Alle 20.45 uno speciale direttamente da Saluzzo con Sonia De Castelli sul 96esimo Carnevale Città di Saluzzo. Alle 22.30 ritorna l'informazione del TG4. Il Comune di Convegno invece per quest'anno ha deciso di applicare una riduzione delle tasse per gli esercizi commerciali che sono interessati dai cantieri della metropolitana e per i chioschi edicole. L'amministrazione ha previsto una riduzione del 30% della tassa rifiuti nel canone occupazione suolo pubblico e del 50% sul canone patrimoniale sulle insegne pubblicitarie non visibili per quelle attività commerciali e artigianali situate nelle vie interessate dai lavori della metropolitana per un periodo superiore ai 6 mesi. Ed ora invece in chiusura, tempo e spazio al nostro almanacco del giorno con aneddoti, curiosità e saggezza popolare. Oggi mercoledì 7 febbraio è il 38esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 328 giorni alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 7.40, tramonta alle 17.44, la durata del giorno è di 10 ore e 2 minuti, la luna monta alle 23.26, cala alle 10.25. Oggi la chiesa ricorda San Riccardo, re degli inglesi. Il santo non fu realmente erede, sconosciuto anche il suo vero nome. Nome e titolo derivano dal racconto che si narra a Eichstätt in Baviera nel X secolo e a Lucca nel XII secolo a causa della fama dei suoi santi figli Willibaldo, Wunibaldo e Valburga. Alcuni fatti significativi del giorno: nel 2016 viene giocato il 50esimo Super Bowl al Levi's Stadium in California, che vede contrapposti i Denver Broncos e i Carolina Panthers. Nel 2020 l'arresto di Patrick Zaki in Egitto. Chiudiamo col calendario filosofico: riflettere è considerevolmente laborioso. Ecco perché molta gente preferisce giudicare. Frase di José Ortega y Gasset, filosofo e saggista spagnolo. Ed è davvero tutto anche per questo appuntamento. Termina qui l'informazione con il TG4 di Telecupole. Io mi fermo qui, vi lascio la vignetta di Gianni Soria alle previsioni del tempo e cedo nuovamente la linea in diretta ai nostri colleghi da Sanremo. Vi ricordo appunto Telecupole live dalla Città dei Fiori per questo importante evento canoro. Noi ci vediamo più tardi, arrivederci ancora, buon mercoledì in nostra compagnia.